Buongiorno, buonasera a tutti. Sì, ti sentiamo qui. Ci sono, va bene, siamo tutti collegati, tutti Ciao, Pri. pronti. Ok, va Sento. bene. Posso iniziare a condividere? Ah. Eccoci. Ecco fatto. Allora, posso iniziare a condividere il mio schermo? Un attimo di pazienza. Allora, ecco, riuscite? Si vede? Sì. Ok, vedete anche i riquadri o no? In che senso? Vediamo l'inizio della L'inizio presentazione qui. della presentazione. Perfetto, allora siamo pronti per incominciare. Dopo queste piccole prove tecniche possiamo ufficialmente iniziare. Allora, io volevo salutare tutti i partecipanti, quelli che ci hanno già seguiti negli scorsi webinar, quindi bentornati, e dare un caloroso benvenuto invece a chi è la prima volta che segue i nostri webinar. Oggi il titolo ci dà già un'idea di cosa parleremo: ricette facili e gustose a base di proteine. Vediamo nel dettaglio di cosa andremo a parlare, ma prima di incominciare vi do alcune piccole informazioni tecniche. Se vorrete farci delle domande, prima di tutto si potranno fare soltanto in chat, quindi il vostro audio è disattivato e se ci seguite da computer c'è l'apposita sessione domande chat dove scrivete, noi le leggiamo e cercando ovviamente di raggrupparle, cercheremo di dare una risposta a quante più domande possibili, o nel corso del webinar o durante o alla fine se non c'è possibilità durante il webinar. Se invece ci state seguendo da uno smartphone, c'è il simbolino, il punto di domanda e quello è il punto da utilizzare proprio per fare le stesse domande. Quindi due possibilità. Noi saremo ben felici di rispondere a quante più domande possiamo. Entriamo invece nel dettaglio di cosa andremo a parlare oggi. Ci sarà una piccola parte teorica sull'importanza delle proteine e sul perché queste benedette proteine, che sono un po' il cruccio dalla mia esperienza nell'ambito della bariatrica, perché sono importanti e perché bisogna supplementarle. E poi passerò la parola alle mie colleghe Giulia ed Elisa del Customer Service di Fit4Me, benvenute ragazze, Grazie, benvenuto. ci faranno vedere dal vivo come si possono utilizzare queste proteine. Quindi ci daranno qualche spunto, qualche idea per rendere un pochino più agevole l'impiego delle proteine. Io direi che possiamo incominciare con qualche informazione, ma di base, che deve essere ben presente per chiunque incominci un percorso di chirurgia bariatrica. Le proteine sono importantissime, cioè le proteine sembra quasi un qualcosa da aggiungere, ma in realtà sono presenti all'interno dell'organismo e sono fondamentali per la vita perché danno quella che è la struttura del corpo, quindi tessuti, muscoli. Senza le proteine noi non potremmo contrarre i muscoli e se non contraiamo i muscoli non camminiamo, non stiamo in piedi, tante cose non le possiamo fare. E questo forse quando si parla di muscoli e proteine è abbastanza facile il collegamento, però per esempio pensiamo che anche gli anticorpi, che in questi anni ne abbiamo sentito parlare parecchio, sono costituiti da proteine, quindi hanno un'importanza fondamentale per la risposta immunitaria, ma anche
tutte quelle attività che automaticamente il nostro corpo deve portare avanti per che devono comunque organizzare quella che è la nostra esistenza, sono regolate da delle piccolissime proteine che possono essere gli enzimi, dagli ormoni stessi che per dei segnali, dei meccanismi purtroppo a volte non ancora del tutto conosciuti, ma a volte molto ben conosciuti, danno il là a un sacco di reazioni biochimiche che sono quelle che ci permettono la digestione piuttosto che la visione. Faccio solo due esempi, ma se ne potrebbero fare migliaia praticamente. E poi hanno anche questa attività un po' più di fatica, che sono dei trasportatori delle molecole che sono essenziali all'interno del corpo. Quindi, per esempio, trasportano l'ossigeno, ma anche altri nutrienti attraverso tutto l'organismo. Questo solo per darvi un'idea di quanto sono importanti le proteine, ma lo diventano ancora di più se andiamo a concentrarci su quello che è un paziente bariatrico, una persona che ha effettuato un intervento di chirurgia bariatrica. Cosa cambia? Cambia che nei primi mesi post intervento c'è un rapido dimagrimento, cambiano le abitudini alimentari, quindi si faranno pasti di piccolo volume, più frequenti, si arriva a farne 5-6 al giorno, e in questi pasti che però per i quali non c'è più lo stesso introito di nutrienti che c'era in precedenza, bisogna anche pensare a quante proteine vengono introdotte. La quantità giornaliera raccomandata è 90 grammi. Se pensiamo che in realtà facendo questi piccoli pasti frequenti con questo volume ridotto, più di 30-40 grammi di proteine al giorno un paziente bariatrico non riesce ad introdurre. Quindi quei 90 grammi sono quasi un miraggio. Diciamo che è stata posta la soglia dei 60 grammi come il minimo sindacale per poter considerare un paziente che ha fatto un intervento di chirurgia bariatrica in una condizione accettabile. Quindi tra quei 30-40 grammi a arrivare almeno ai 60 grammi ne servono un 30 grammi al giorno. Non che se ne introducono 40 succeda qualcosa, anzi. Penso che qualunque esperto di nutrizione dirà ben venga, però almeno questi 30 grammi devono essere introdotti. Quello che noi consigliamo è, e quello di cui parleremo, sono le proteine del siero del latte isolato Fit for Me. Perché? Perché ci concentriamo su queste proteine? Perché noi sappiamo che sono specifiche per la chirurgia bariatrica. Io insisto molto su questo aspetto, perché quei 30 grammi di proteine si possono prendere, si possono assumere prendendo tre misurini, il misurino è da 10 grammi ed è presente in ogni barattolo, basta cercarlo, tre misurini e siamo sicuri di prenderne 30 grammi. Ma si possono anche assumere, per esempio, in altri preparati, ma magari è necessario prenderne un chilo per arrivare a fare questi famosi 30 grammi. Adesso esagero. Quindi diventa molto difficile poter stabilire una dieta corretta. Per cui è importante affidarsi a prodotti specifici ad alto contenuto proteico, perché così siamo sicuri che con il minimo sforzo si introduce la quantità necessaria. L'altro vantaggio è che se c'è tante proteine c'è poco di altro, quindi basso carboidrati, basso contenuto di grassi, e che quindi non va a intaccare la dieta intesa nel vero senso della parola. E poi hanno anche un grosso vantaggio, che è quello di avere, proprio grazie al metodo di produzione, una bassa percentuale di lattosio, che permette l'assunzione anche agli intolleranti al lattosio. Attenzione, dico intolleranti perché gli intolleranti sono molti, gli allergici, per i quali non deve assolutamente esserci lattosio, sono molti meno. E attenzione che l'intolleranza al lattosio può esserci, non esserci, può essere anche una mancanza di abitudine al lattosio, quindi insomma è un discorso, è una parte molto ampia. Però se c'è solo intolleranza, queste proteine possono essere assunte. E l'altro grosso vantaggio di utilizzare proteine come queste di Fit for Me, che sono specifiche per la bariatrica,
è che hanno un'alta digeribilità e un ridotto senso di sazietà. Questo che vantaggi può dare? Semplifica, siccome abbiamo visto che i pasti devono essere tanti e di piccolo volume, se io utilizzo in queste diverse assunzioni giornaliere un prodotto che mi dà un forte senso di sazietà, una ripienezza, anche quei piccoli pasti rischio di non finirli. Quindi è importante cercare di utilizzare qualcosa che non vada contro questa necessità di fare più pasti al giorno. Quindi se si digeriscono facilmente e non danno un senso di ripienezza, io riesco a mangiare la mia porzione in modo tranquillo senza veramente fare fatica, perché appunto abbiamo detto che l'assunzione delle proteine non è proprio la cosa più semplice che viene fatta durante il percorso dopo la chirurgia bariatrica. Quello che vogliamo fare noi, quindi la mia parte introduttiva, come promesso, è stata molto breve. Quello che vogliamo fare adesso è darvi un po' di ricette, ma non semplicemente leggerle, farvi vedere proprio come si possono cucinare, e qua le mie due colleghe sono espertissime, vi faranno proprio vedere come si possono fare delle ricette, ricette che possono coprire le necessità di un giorno. Quindi faremo vedere qualcosa per la colazione, qualche spuntino, qualcosa che può essere utilizzato per pranzo o per cena, e poi vi daremo anche qualche suggerimento, qualche variante sul tema, in modo da invogliare il più possibile l'assunzione delle proteine anche in un modo originale, e anche qualche suggerimento per risparmiare tempo, se è possibile, perché capiamo anche la necessità di riuscire a fare queste ricette in un tempo ridotto. Allora, io a questo punto direi che possiamo passare alla mia collega, che vi legge e vi spiega la ricetta, e poi la facciamo. Allora, se ci sono delle domande durante le ricette che riguardano quella ricetta, se possibile cerchiamo di rispondere, altrimenti faremo poi un riassunto alla fine. Ok. Allora, intanto grazie Maria Cristina per l'introduzione. E io sono Giulia e vi presenterò la prima ricetta che prepareremo con appunto le nostre proteine del siero di latte, e poi verrà svolto il procedimento dalla mia collega Elisa. Allora, questa è una ricetta per una colazione tipo, e noi abbiamo optato per un cappuccino proteico. Per fare il cappuccino proteico abbiamo bisogno di un bicchiere di latte, vaccino o anche latte vegetale, quindi a vostra scelta e preferenza, un caffè espresso o anche qua decaffeinato a vostra scelta, e utilizzeremo mezzo misurino di proteine del siero di latte, che corrispondono a 5 grammi di proteine. Ora lascio la parola e le mani alla mia collega Elisa, che vi farà vedere il procedimento. Ok, grazie Giulia per la presentazione. Allora, come abbiamo detto, gli ingredienti ce l'ha indicati Giulia. Questo è un ottimo modo per assumere l'integratore proteico facilmente anche a colazione. E come ci anticipava Giulia, allora ci serve lo shaker, il latte, il caffè e le proteine. Quindi iniziamo preparando il caffè che noi per comodità abbiamo già preparato. Versiamo il latte più o meno tiepido nello shaker, ci mettiamo le proteine ovviamente. Allora, mezzo misurino di proteine abbiamo detto. Ecco, lo aggiungiamo. Qualche informazione intanto che sì, che la mia collega, in questo caso è Elisa, giusto? Sì, sì, sta shakerando, sta preparando il cappuccino. È importante ancora a maggior ragione la prima colazione. Lo è
Ormai ce lo sentiamo dire da più parti quanto è importante fare la colazione al mattino perché è quella che ci dà energia e questo succede normalmente. Però nel momento in cui il paziente bariatrico deve fare più spuntini nel corso della giornata, prenderne, farne, utilizzare anche la colazione a questo scopo con già dentro un quantitativo di proteine è fondamentale e diciamo che insomma si incomincia bene la giornata. Proprio grazie a un qualcosa che ci aiuta a coprire il fabbisogno giornaliero. Ok, allora nel frattempo l'abbiamo agitato in modo anche lo shaker è utile appunto per evitare i grumi, abbiamo detto, e poi andiamo a versare il latte con le nostre proteine all'interno nel caffè che abbiamo fatto. E quindi ecco il cappuccino è pronto, le varianti ovviamente ecco possiamo proporre innanzitutto latte che può essere diverso, quindi può essere vegetale, latte di soia, avena, mandorla, quello che preferite, e le proteine che in questo caso consigliamo comunque vengono benissimo anche con, viene benissimo il cappuccino anche con le proteine gusto vaniglia. E a questo punto lascerei la parola a Giulia per la ricetta successiva. Ecco, abbiamo visto appunto la preparazione di questo cappuccino proteico, abbiamo poi la possibilità di cambiare il gusto, abbiamo visto che si può utilizzare il gusto neutro ma anche il gusto vaniglia. Io qui lo dico una volta per tutte, noi abbiamo cercato di usare dei quantitativi per ciascuna ricetta ragionevoli di proteine. Nulla vieta se qualcuno per gusto personale riesce ad utilizzarne anche un dosaggio più alto. Questo sicuramente è meglio perché così si arriva comunque a quel quantitativo di 30 grammi giornaliero. Qui sono dosaggi, diciamo, che si sciolgono rapidamente, quantitativi più che dosaggi, che si sciolgono rapidamente, che creano, diciamo, di più facile utilizzo. Questi sono quelli che noi consigliamo, però nulla vieta che se qualcuno riesce a metterci 10 grammi, ben venga, sono 10 grammi di proteine già incamerate all'inizio della giornata. Passiamo ora alla seconda ricetta, ecco, che è invece una vellutata di carote e zucca. Anche qui si può utilizzare per pranzo o per cena. Lascio la parola a Giulia che vi legge gli ingredienti. Allora, gli ingredienti li leggo io e abbiamo detto, allora, serve 100 g di carota, 100 g di zucca, un quarto di cipolla, mezzo litro circa di acqua, sale, olio e un misurino di proteine del soia latte puro, in questo caso gusto neutro, appunto, e consigliamo di rimanere sul neutro poiché la ricetta appunto è tendenzialmente salata. E lascio la parola a Giulia per la ricetta. Così qua, sentire. No. Eccoci qua. Sì. Allora, iniziamo innanzitutto scaldando un filo d'olio. Tiro su un po' là. Un filo d'olio e mettiamo a soffriggere un po' di cipolla. Allora. Ok. Allora, aggiungiamo verdure, abbiamo detto quindi carote e zucca. Mandiamo un po' avanti la cottura per far un po' cuocere le verdure. E aggiungiamo proprio per la cottura l'acqua. Saliamo. E mandiamo avanti per circa 15-20 minuti fino a quando le verdure non saranno ben cotte, saranno morbide. Noi ovviamente per una questione di tempo
abbiamo questo preparato già fatto. E lo prendiamo. Eccolo allora, qua. Ecco, sì, intanto, esatto, intanto che questioni tecniche, sì, prepariamo per andare avanti con la ricetta. Io ho visto che sono arrivate due domande che sono abbastanza simili e riguardavano il cappuccino, ma anche questa ricetta, cioè è un pochino il discorso del quando mettere le proteine caldo o non caldo. Allora, sì, in generale... Ecco, lì in generale prima veniva chiesto si possono mettere nel latte caldo. Allora, le proteine vanno messo quando la temperatura della pietanza che abbiamo davanti è quella pronta da mangiare praticamente. Quindi non si devono mettere durante la cottura. Adesso prima stava cuocendo, ecco, mettere le proteine in quel momento sarebbe un errore, però dopo che lasciato raffreddare, messe da parte come adesso, si può tranquillamente o intiepidito comunque alla fine, dopo insomma, passato un po' di tempo dalla cottura, si possono mettere le proteine. È importante non utilizzarle, non farle cuocere, non farle bollire, scaldare insieme al prodotto, non tanto per la solubilità che può essere diversa, e anche qui c'era una domanda che riguarda il calore o meno, ma semplicemente perché il valore biologico delle proteine, cioè diciamo la loro qualità, va a diminuire nel momento in cui si denaturano. Denaturarsi vuol dire che vengono scaldate. Noi allora non è che perdiamo le proteine, ci sono lo stesso, però di quel quantitativo nobile che noi pensiamo di introdurre con l'alimentazione, di quei famosi, il mio misurino da 10 grammi, se io lo metto in un liquido bollente, lo faccio scaldare, eccetera, probabilmente non ha lo stesso risultato del se lo aggiungo appena prima di un liquido tiepido, comunque appena prima dell'assunzione, perché ovviamente le proteine vengono assunte una volta spezzettate nel nostro organismo e con la cottura si possono tranquillamente spezzettare, però ci si può essere anche qualche altra piccola trasformazione che ne peggiora la qualità. Per cui noi consigliamo sempre di evitare di utilizzarle in liquidi, cibi bollenti, ma di aspettare una temperatura ragionevole. Adesso non sto qua a dirvi esattamente quanti gradi, però la temperatura quella in cui si può incominciare a pensare di mangiare una vellutata o qualcosa, o il latte caldo, eccetera. E in quel momento siamo sicuri che la qualità delle proteine utilizzate è massima. Io spero di aver chiarito questo aspetto del si può scaldare, cuocere o non cuocere le proteine, che a nostro parere è molto importante, perché ci sono spesso pareri discordanti, si sentono informazioni diverse. Noi sempre consigliamo la temperatura in cui mangiamo quel prodotto, non a 100 gradi, non si mette nel latte bollente, non si mette nella zuppa bollente, ma nel momento non in fase di cottura, appunto, esatto, ma esatto, solo dopo. Esatto. E infatti, grazie, per questo motivo aspettiamo sempre che venga un pochino raffreddato il composto, e prima di aggiungere le proteine andiamo leggermente a frullare il composto per farlo diventare appunto una vellutata, andando con un frullatore di immersione o comunque un robot da cucina che avete in casa. Allora, io sto frullando un po' queste, vado ad aggiungere quindi un misurino di proteine, del siero di latte e gusto neutro, ovviamente, perché questa è una ricetta, come dicevamo prima, salata, quindi anche se è un po' diciamo non prettamente salata, però vanno aggiunte quelle neutre, e andiamo ad incorporarle sempre nella vellutata. In questo modo eviteremo che si formino dei grumi. Ok, allora.
prendiamo un piatto, versiamo la nostra vellutata, come vedete è una porzione, quindi per una persona. Possiamo aggiungere un po' di parmigiano e condire con un filo d'olio. E la vellutata è pronta. Ovviamente possiamo fare delle varianti, non tanto sul gusto delle proteine come dicevamo prima, ma quanto sulla verdura da scegliere. In questo caso erano carote e zucca. Se vi piace un gusto meno dolciastro potete optare per piselli, zucchine o qualsiasi altro tipo di verdura a vostra scelta di stagione. Ok, questo è fatto, passo la parola per la prossima ricetta. Ecco, grazie. Volevo aggiungere un altro dettaglio che potrebbe essere utile proprio in questo caso per risparmiare tempo. Allora, si può fare anche una dose maggiore di vellutata. Si divide, poi se ne fa per 2 o 3 giorni, si divide, si può congelare, ma senza mettere le proteine. Quindi nel momento in cui la si deve utilizzare si fa riscaldare, si porta alla temperatura giusta e solo in quel momento si aggiungono le proteine e si frulla. Ok, quindi diciamo che questo è anche un suggerimento per, insomma, per chi è un pochino impegnato, che cerca di fare un po' rapidamente. Ecco, meglio non mettere le proteine in una dose doppia, magari fatta alla mattina, prima di andare a lavorare, messa nel frigo e poi magari consumata la sera del giorno dopo. Cioè la vellutata di per sé è buona, non ha nessun problema, però lasciare le proteine per 2 giorni nel frigorifero, anche qui probabilmente non succede niente, forse succede qualcosa, però è un consiglio che non ci sentiamo di dare. Può rimanere nell'arco della giornata, talvolta si fanno magari i succhi frullati, come adesso poi ne vedremo qualcuno, si può consumare nell'arco della giornata, ma sempre meglio evitare di lasciarla per il giorno dopo. Quindi meglio dividere il preparato, lasciarlo nel frigo, congelarlo per altre occasioni e solo nella dose che utilizziamo mettere le nostre proteine. Perfetto. Allora, no, ok, in questo caso non ci sono altre domande a cui rispondere. Ecco, vi dicevo giusto dei frullati. A te la parola per la lettura del frullato della ricetta. Grazie Cri. Allora, eccoci per questa ricetta che noi abbiamo scelto per un'ipotetica merenda spuntino a base di frutta e quindi abbiamo optato per un frullato proteico alla frutta. Per questa ricetta occorre un vasetto di yogurt, noi abbiamo scelto un gusto neutro, un kiwi, dei mirtilli e un misurino di proteine del siero di latte puro che corrispondono sempre a 10 grammi di prodotto. Ora lascio di nuovo la parola a Elisa che ci mostrerà il procedimento. Grazie Giulia. Ok, allora ecco il frullatore, quindi procediamo direttamente con la ricetta. Versiamo lo yogurt nel frullatore. E aggiungiamo la frutta. Allora, Giulia ha detto appunto un kiwi, possiamo diciamo variare il quantitativo, può essere mezzo, può essere uno o quello che preferite, insomma anche variare ovviamente la frutta con quella di stagione o quella che preferite a gusto ovviamente. Procediamo poi inserendo i mirtilli e successivamente il misurino di proteine. Anche qui può essere gusto neutro, in questo caso abbiamo usato il neutro, ma per esempio essendo una ricetta dolce comunque per una merenda va benissimo sia vaniglia che fragola in questo caso.
Ecco, Dopodiché. volevo aggiungere intanto Sì, che c'è certo. il procedimento, intanto Brulliamo viene intanto, va frullato, bene. esatto. Sì, volevo aggiungere l'importanza in questo caso di utilizzare lo yogurt magro, perché yogurt magro, perché talvolta gli yogurt alla frutta hanno un contenuto soprattutto di zuccheri che è molto alto, cioè c'è molta differenza tra i due tipi. Difatti, potrebbe capitarvi anche di trovare alcuni articoli in cui si dice che ormai gli yogurt alla frutta siano diventati quasi dei dessert e non abbiano un pochino perso le loro qualità originarie, che si avvicinavano un po' di più allo yogurt con frutta aggiunta. Quindi anche qui è importante stare attenti al quantitativo di zuccheri che c'è nello yogurt, scegliere sempre quello più magro e poi aggiungere la frutta come ci è stato mostrato in precedenza. E miracolosamente il nostro frullato è pronto. Procediamo a inserirlo, diciamo, anche in una ciotolina. E lo possiamo gustare così, con il cucchiaino, oppure lo possiamo mettere in un bicchiere, lo beviamo in base anche al gusto e quanto diventa liquido, e le possiamo arricchire anche con dei semi di chia. Ed eccolo qua. Si sente? Cristina, mi Sì, senti? adesso Ah, sì. ok, pensavamo di averti persa. No. Un altro piccolo suggerimento o alternativa, lo yogurt può essere sostituito con del latte o una bevanda simile, latte di soia, eccetera, eccetera, tutte le varianti sul tema, ovviamente resterà più liquido, però se come gusto si preferisce, nessun problema, può essere tranquillamente fatto anche in questo senso. Io direi che possiamo passare, ecco, a un altro grande classico della cucina italiana, il purè di patate. Credo che tutti l'abbiamo provato a cucinare una volta e quindi perché non arricchirlo con le proteine? A te per la lettura degli ingredienti. Grazie. Allora, per il purè di patate ci occorre una patata grande, appunto, precedentemente lessata per comodità per noi, 50 ml di latte, un cucchiaio di parmigiano grattugiato, formaggio che si preferisca, noce moscata a piacere, ovviamente sale anche, mezzo misurino di proteine del siero di latte puro e anche qui in questo caso ovviamente consigliamo gusto neutro poiché la ricetta è salata, appunto. Quando è pronta Giulia, procediamo con la ricetta. Allora, sì, eccomi pronta. Sto iniziando ad accendere il fuoco per intiepidire un pochino il latte. Perfetto. Allora, mentre questo va, mi taglio in un frullatore o in un robot da cucina. Aspettate che faccio entrare tutto. Ok. Abbiamo detto una patata che abbiamo già precedentemente lessato per comodità. Ecco, diciamo che valgono tutti i modi per lessare una patata, quindi dal Sì. microonde, nell'acqua, con la pentola a pressione, non c'è nessun problema in questo caso. Assolutamente. Ok. Qua intanto spengo prima che diventi troppo bollente. Ora aggiungiamo il latte, mi scanso questo, ok, aggiungiamo poi un cucchiaio di formaggio, aggiungiamo se ovviamente vi piace come gusto un po' di noce moscata. Sì, non è assolutamente obbligatorio la No, noce moscata, qualcuno assolutamente. gradisce, qualcuno meno, è assolutamente a gusto personale.
un po' di sale e in questo caso facciamo un mezzo misurino di proteine, sempre gusto neutro. Quindi qui come variante non possiamo dirvi di usare un altro gusto, ovviamente, ma utilizzeremo quello neutro, No, direi che che un purè alla fragola non è il comunque è caso. versatilissimo, quindi ci si possono fare un sacco di ricette. E frulliamo. Allora, anche qui volevo sottolineare l'importanza di non aver messo le proteine a sciogliere nel latte mentre scaldava, poi basta perdersi un attimo di vista, si arriva rapidissimamente a ebollizione o comunque a essere troppo caldo. Però abbiamo aggiunto le proteine nel momento in cui il latte è stato messo insieme alle patate, quindi la temperatura è calata, la temperatura generale di tutto il composto si è comunque abbassata, allora in quel momento si possono mettere le proteine. Poi in questo caso, ovviamente, è praticamente pronto, è già pronto da mangiare. Come Nel vedete, frattempo, sicuramente. scusami, Gri, sto aggiungendo giusto un po' di latte per cercare di amalgamarlo meglio. Scusami l'interruzione. Ma assolutamente si può tranquillamente aggiungere un pochino di latte, ma sono operazioni che facciamo normalmente nel momento in cui si fa il purè, si va un pochino a occhio, si vede nel momento in cui si raggiunge diciamo, la consistenza, preferita, si aggiunge un pochino di latte, un po' di più, un po' di meno, per insomma raggiungere quella cremosità che più ci gusta. Ok, allora credo che la consistenza vada bene, lo impiattiamo o comunque lo mettiamo in una ciotola, sì, mi sembra perfetto. Questo grigo con cosa lo potremmo accompagnare? Perché magari non tanto il pane quanto qualcosa di più Allora, leggero, fette biscottate, non saprei. questo si potrebbe utilizzare come un contorno, perché comunque essendo verdura sta benissimo come un contorno, o magari anche come piatto unico, magari insieme a della carne frullata, potrebbe essere insomma un suggerimento per utilizzarlo, ecco. Anche qui, di nuovo, l'importanza è di farne un quantitativo adeguato a quella che è la nostra necessità, perché si presenta altrimenti un altro problema, cioè se, io faccio una doppia porzione, metto le proteine e poi ne mangio solo la metà, discorso di prima, potrebbero comunque venire danneggiate per la conservazione, eccetera. Ma io se ho messo 10 grammi di proteine, ne assumo 5, se ne ho messe 5, ne assumo 2,5. Quindi quando aggiungo le proteine è importante che sia nella porzione, nella dose, quella pronta da mangiare e non di più. Si parla tante volte del famoso ciambellone proteico, quindi utilizzarlo per una preparazione più ampia. Io poi non so nelle singole fette quante proteine mi vanno dentro, a parte che si fa scaldare e non va neanche tanto bene. Però è importante, stare attenti a mettere la quantità di proteine che dobbiamo assumere all'interno della nostra porzione che stiamo per assumere. Ok, a posto allora. Eccole qua. E grazie. Adesso passiamo alla prossima. Sempre lascio la parola per il procedimento ad Elisa. Però prima, Allora, intanto ci prepariamo gli ingredienti. sì, c'è dietro un lavoro di cambio, di Sì. set, di preparazione, ogni tanto rimane la webcam accesa, si vede, insomma, io direi anche, personalmente mi sento di ringraziare le colleghe che, insomma, non fanno questo di lavoro, preparare ricette, però devo dire che ci stanno riuscendo in modo splendido, sono impegnate parecchio e, insomma, hanno anche avuto la fortuna di assaggiare quello che hanno preparato e devo dire la verità, con ottimi risultati. Adesso allarghiamo un po' i nostri orizzonti e proponiamo una ricetta un pochino diversa, che è un mousse di ceci, quindi ci diamo un pochino all'etnico e vediamo quali sono gli ingredienti che servono per fare questa preparazione e poi potremmo fare qualche commento su come accompagnarlo, come servirlo, ma ne parliamo dopo.
te la parola. Ok, grazie. Allora, vediamo la ricetta degli hummus di ceci che preparerà Elisa. Per questa ricetta ci occorrono 100 g di ceci precotti, un cucchiaio d'olio, sale, succo di un mezzo limone, l'aglio è facoltativo ovviamente, quindi se vi piace, acqua e poi come guarnizione del prezzemolo o anche delle piccole verdure sedano tagliate a bastoncino per appunto mangiare poi il composto preparato. E finire la ricetta di latte puro neutro. Ok, grazie Giulia. Allora, per realizzare l'hummus abbiamo bisogno per prima cosa di preparare la salsa tahina e è la base per l'hummus. Noi per comodità ce la siamo già, si può anche acquistare appunto già pronta, però vi spieghiamo in ogni caso il procedimento. Serve il robot da cucina o frullatore, si mettono dentro i semi di sesamo, eccoli. Allora, il succo di mezzo limone e 2 cucchiai di olio. Si frulla il tutto. Dobbiamo ottenere ecco, un composto abbastanza omogeneo, ma non è un problema se la grana resta grossolana. Noi, ovviamente, ecco, come abbiamo detto, procederemo con la salsa tahina pronta. Quindi, intanto, prendiamo allora, i ceci precotti e li versiamo nel frullatore. Aggiungiamo il succo del limone, la salsa tahina, un cucchiaio circa, anche questo comunque a gusto, un cucchiaio d'olio. Ecco, volevo chiederti, mi sembra quasi inutile precisare che si tratta di olio extravergine di oliva. Ovviamente, ovviamente. Lo diamo per scontato, eh? Certo, assolutamente. Un pizzico di sale, anche questo a piacere e a gusto, ovviamente. Procediamo inserendo mezzo misurino di proteine. Anche qui ribadiamo, ovviamente, alternative non ce ne sono per quanto riguarda il gusto, perché non farei l'hummus alla fragola o alla vaniglia, essendo una ricetta salata. E procediamo frullando il tutto. Ecco, ho visto che è stata fatta una domanda in merito alla solubilità delle proteine, se è necessario sempre frullare o no. Allora, è ovvio che quando le proteine vengono aggiunte, come in questo caso, ad altri composti, è meglio frullare, perché il senso è poi quello di avere comunque una certa omogeneità, insieme in questo caso ai ceci o alla vellutata. La solubilità in sé in acqua è ottima delle proteine, però l'assunzione semplicemente sciolte in acqua non è forse quella che consigliamo, perché oggettivamente è necessario 200-250 ml per portare a solubilità le proteine, ma si rischia comunque di avere un preparato che non è dei più palatabili. Il gusto in sé è buono, però finché se ne beve un dito, sì, probabilmente bene 250 ml non è il massimo. Allora, noi consigliamo sempre di scioglierle nel succo, abbiamo visto, nel frullato di frutta, nello yogurt, quindi in altri liquidi, però non essendo acqua è necessario dare una passata col frullatore, perché se no la parte di acqua in queste preparati è ridotta e quindi la solubilità va leggermente a diminuire. C'è anche una certa tendenza a addensare leggermente i cibi, per cui a maggior ragione una passata con un frullatore o uno shaker, se non si vuole utilizzare il frullatore è più indicato quando si fa la vellutata, pure abbiamo visto adesso l'hummus, magari quando si fanno bevande più liquide basta una passata nello shaker, in questo modo ci si mette un po' più di forza, un po' più di energia e la solubilità è comunque ottima.
Giustissimo. Allora, nel frattempo, ecco che Cristina dava qualche spiegazione in più, ho impiattato l'hummus, possiamo condirlo con qualche semino di sesamo in più e un filo d'olio, oppure no, ovviamente anche lì, precisiamolo, è sempre, a discapito, no, della dieta, del regime alimentare che vogliamo seguire e, sempre seguendo ovviamente i dosaggi, rispettando il regime alimentare consigliato. Le varianti possiamo dire che si possono fare con zucca e carote, quindi riprendiamo un po' lo stile della vellutata di prima che ha realizzato Giulia, altrimenti melanzane o melanzane e ceci o insomma anche qui molto a piacimento, quindi anche zucchine e ceci o quello che si preferisce, quindi è molto versatile come piatto. E nulla, lascerei la parola a voi, intanto ve lo mostro un pochino meglio, eccolo qua. Poi. Perfetto, grazie. Ancora un piccolo dettaglio sull'hummus di ceci. Allora, noi qua abbiamo messo come consiglio nella ricetta, come accompagnamento facoltativo, delle carote sedano, quindi delle verdure che hanno una certa consistenza tagliate a bastoncino. Ora, anche qui è da valutare se in quel periodo, in quella fase della dieta che si sta seguendo dopo l'intervento, si possono inserire, introdurre le verdure in questa forma. Altrimenti una valida alternativa è utilizzare del pane, delle fette di pane per spalmarci sopra l'hummus. Colgo anche l'occasione per far vedere come magari anche passato un anno, due, non lo so, un periodo di tempo, insomma, un po' più consistente dall'intervento, magari è necessario ripetere dei cicli di un mese, due, di proteine, quindi di dare un po' un piccolo rinforzo. Ecco, questa per esempio è una ricetta che si presta molto bene perché è comunque più, diciamo, meno legata alla consistenza necessariamente liquida o da vellutata che c'è nella prima fase post-operatoria, ma è una ricetta che si può tranquillamente fare senza nessun problema. Si possono in questo caso magari utilizzare come accompagnamento le verdure e quindi può aiutare a dare quella piccola aggiunta di proteine che periodicamente, sempre a seconda del parere dell'equipe bariatrica che vi sta seguendo, quella quantitativo di proteine che è necessario aggiungere anche solo per un periodo limitato di tempo lontano dall'intervento, non più nel primo mese, 2 mesi, quello che è a ridosso dell'intervento. Allora, a questo punto, le nostre, diciamo, i nostri suggerimenti sono terminati. Le nostre suggerimenti alimentari culinari sono terminate, le nostre ricette che vi abbiamo fatto vedere. Spero che vi siano piaciute, spero anche, basta che ne copiate un paio, ecco, è già vuol dire aver portato a casa qualcosa. Vediamo se ci sono delle domande a cui poter rispondere prima di darvi indicazione di dove potrete trovare questi video che avete visto. Allora, vado un attimo a vedere nelle domande. Ecco, ce n'è una a cui non abbiamo risposto durante la realizzazione delle ricette, che è relativa al gusto. In questo caso Giuseppina dice: ho delle proteine, non sono queste fit for me, però hanno un gusto che non riesco a sopportare. Qui entriamo molto nel personale, c'è chi preferisce usare sempre il neutro in ogni caso, chi preferisce gusti più dolci, tipo la vaniglia o il fruttato, la fragola. Quindi in quest'ambito è necessario provare. E ci chiede anche se queste sono gradevoli e se è possibile provarle. Allora, noi possiamo a chi lo richiede mandare un campione di prova e in questo modo decide se il gusto è gradito o meno.
Quindi già partendo da un presupposto d'inizio, non mi piacciono assolutamente, non le userò mai in qualcosa di relativamente dolce, quindi la vaniglia proprio non fa per me, però posso provare il neutro e il gusto fragola in un paio di preparazioni che ho visto e quindi se sono di gradimento poi può effettuare l'ordine, quindi c'è la possibilità di provarle, perché veramente in questo ambito si entra molto nel gusto personale. Ovviamente nel momento in cui vengono anche acquistati i multivitaminici, che spesso si accompagnano sempre nella fase post-operatoria, c'è la possibilità di avere anche il campione di proteine. Allora, dove possiamo trovare i video le ricette con le proteine, i video che abbiamo visti sul sito Fit4Me, oppure sempre sul sito c'è una pagina blog, in questo caso ci sono dei video che fanno vedere come utilizzare le proteine, alcuni sono simili, altri leggermente diversi, ma realizzeremo a breve un ebook che sarà disponibile e comunque a chi avrà bisogno, chi ci chiederà di provare le proteine, potremo mandare il PDF, praticamente un file in cui sono riportate le ricette che avete visto nella presentazione, quindi ci sono i suggerimenti per come realizzare queste ricette. Avremo poi per tutte le persone che si sono iscritte, anche per chi non ha potuto seguirci, manderemo la registrazione del webinar, quindi ci sarà la possibilità, se è sfuggito qualche dettaglio, la possibilità di rivedere i video con le ricette. E quindi, insomma, direi che ci sono mille modi per recuperare. L'importante è veramente prendere queste proteine nei primi dopo l'intervento di chirurgia bariatrica. Se avete anche qualche altra domanda o qualcosa che vi è rimasto sospeso nel pensiero e non siete riusciti a formularlo adesso, vi viene in mente più tardi, nessun problema, come customer service siamo sempre disponibili, quindi potete o telefonare o ovviamente ora ufficio, in piena notte non vi risponde nessuno, oppure mandare una mail a info@fitformi.it e qua sempre il nostro customer service vi aiuterà nella scelta migliore, ma tutte le informazioni relative ai prodotti, proteine, ma anche ai multivitaminici, le potete trovare sul sito fitformi.it. Cri, Allora. scusami se posso aggiungere una cosa. Come dicevi prima riguardo ai kit, si possono tranquillamente provare e io suggerirei sempre comunque di non fermarsi alla prima apparenza del prodotto quando si prova o si acquista, ma di sperimentare comunque su più ricette possibili, perché un conto è provarle magari solamente nell'acqua o nel latte, un conto è sperimentare qualche altro composto, sia dolce che salato che sia, e capire che effettivamente si possono distribuire in più pasti durante la giornata e l'assunzione diventa molto più semplice. Assolutamente, assolutamente corretto ed è un ottimo consiglio da seguire. Ho visto, ecco, abbiamo ancora un paio di domande, visto che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Volevo tornare un attimo sulle domande che si vede il tempo tecnico di scriverle sono arrivate adesso da poco. Allora, ecco, questa ci tengo in modo particolare, è una domanda pratica, non trovo il misurino. Allora, il misurino c'è all'interno delle proteine, è matematico perché altrimenti non escono dalla produzione. L'unica cosa che può succedere è che talvolta sia leggermente sotto viene ricoperto dalle proteine, quindi magari se non lo si vede, basta semplicemente provare con un cucchiaio a spostare un pochino sopra al primo strato e lo si trova. Ci deve essere, quindi è impossibile che non ci sia. E se raramente dovesse succedere, chiamateci, ma tranquilli, non uscirebbero dalla produzione se il misurino non ci fosse. Vi ricordo che il misurino è da 10 grammi, quindi il misurino è da 10 grammi, quindi
adesso scusate, ok. Il misurino è da 10 grammi, quindi 30 grammi sono 3 misurini. C'è poi un'altra domanda che invece ci è arrivata da Chiara. Posso usare il latte vegetale per il cappuccino, yogurt vegetale per lo smoothie? Sì, si possono sostituire tranquillamente, è solo una questione di gusto personale. Questo si riallaccia un po' al discorso di prima, di non fermarsi ai primi tentativi, quindi provare a fare le varianti di ingredienti base e di gusti di proteine fino a che non si trova quello che si preferisce, proprio perché siamo molto nell'ambito del gusto personale. E poi un'ultima domanda, se si può versare le proteine nel latte e cuocere tutto insieme. Qua ritorniamo un pochino in quello che avevamo detto, meglio non farlo, meglio cuocere il latte, far scaldare il latte a parte, aggiungerlo poi insieme, in questo caso alla patata tagliata a pezzi, si raffredda il latte perché viene a contatto con la temperatura totale, diminuisce e quindi solo prima di frullare si possono aggiungere le proteine, perché altrimenti se le facciamo scaldare nel pentolino, diminuiamo, diciamo, la qualità delle proteine e quindi non siamo più sicuri di assumere quel quantitativo che ci viene richiesto, giornalmente. Io a questo punto direi che abbiamo esaurito tutti i dubbi, tutte le curiosità. Se ne avete ancora, vi ho lasciato i contatti a cui, potete scrivere, per, insomma, risolvere tutte le vostre curiosità. Appena chiuso il webinar vi arriverà un sondaggio. È importante che ci diate il vostro parere, dicendoci cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto ed eventuali suggerimenti e noi ne terremo conto per i prossimi webinar. Io a questo punto, posso chiudere, sempre se Elisa e Giulia non hanno qualcosa da aggiungere. No, a posto, sei No? stata molto esaustiva. Ok, va bene, io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio ovviamente Elisa e Giulia per l'impegno che hanno messo, non essendo cuoche professioniste, ma sono state ottime cuoche comunque. E vi diamo appuntamento, rimanete sintonizzati sui nostri canali perché prossimamente tratteremo altri argomenti sempre interessanti, spero. Grazie per aver Grazie partecipato e alla prossima. a te. Grazie, buona Grazie a voi. serata. Buona serata a tutti.